Sono Laura Giovanna Bevione, responsabile del progetto Studio Lab 138. Ringrazio Giorgio De Finis e tutto il team del Festival delle Periferie per lo spazio concessoci e la possibilità di presentare al pubblico la mostra Eciofoni, viaggio tra sé e il mondo, curata da Francesca Nedda e Federica Miras, vincitrici del concorso The World in Your Hand. The World in Your Hand è parte integrante di un programma culturale inclusivo che prevede mostre e concorsi completamente gratuiti, che presta attenzione anche alle piccole fragilità, facilitando l'accessibilità ai contenuti grazie all'uso di font ad alta leggibilità, sia per le pubblicazioni cartacee che per i sottotitoli, e per i video di interpretazione in LIS, grazie all'associazione Insegniamo e a Mirko Corsi, che vedete mentre interpreta per noi nella finestra a destra. Un piccolo ma concreto contributo volto a ridurre al minimo le difficoltà di lettura e consentire la massima fruizione. Studio Lab 138 è uno strumento con cui si sta attivando una rete di artisti e curatori per promuovere l'arte contemporanea in luoghi fisicamente lontani dai circuiti consolidati e noti, ma soprattutto è un luogo aperto alla sperimentazione, ideato per gli artisti e le artiste e, come per questa mostra, per curatori e curatrici che desiderano misurarsi e muovere i primi passi in un ambiente professionale. Uno strumento che prevede, tra le altre cose, il coinvolgimento attivo del pubblico, chiamato molto spesso ad esprimere la sua preferenza per i lavori esposti in mostra e per i concorsi. Un escamotage, diremmo, che oltre a premiare gli artisti, invita il visitatore ad osservare più attentamente le opere esposte in mostra. Per ovviare alla distanza fisica e divulgare nel modo più efficace possibile, quasi tutti gli eventi sono visibili online. Cataloghi, video, foto delle opere e le biografie degli artisti sono sistematicamente pubblicati sul sito e sui principali social. Non farà eccezione questa mostra, per cui stiamo preparando video e contenuti speciali. Nel suo piccolo, quindi, Studio Lab 138 è un progetto politico apartitico di stampo illuminista. Un progetto che ha l'ambizione di mettere in pratica l'utopia del rammendo e della rigenerazione urbana auspicata da Renzo Piano. Lascio ora la parola a Francesca Nedda. La mostra, inaugurata in occasione del Festival delle Periferie, prende forma da una riflessione attorno ad un principio della dottrina buddista, espresso coi caratteri cinesi Eshofuni. Esho significa la vita e l'ambiente, mentre Funi indica la non dualità e significa letteralmente due ma non due. Questo principio vuole spiegare il fatto che la vita di una singola persona, quindi l'aspetto soggettivo di una persona, e l'ambiente oggettivo invece che la circonda, pur apparendo distinti, sono invece manifestazioni della stessa realtà. Questo concetto riporta a due aspetti fondamentali che desideriamo trasmettere attraverso questa esposizione. Il primo è il valore della diversità. Ogni vita, infatti, è unica e preziosa. Ogni vita è, come spiega il maestro buddista Daisaku Ikeda, una manifestazione irripetibile della vitalità dell'universo. Quindi, quando una persona ha il coraggio di fiorire nel modo in cui le è proprio, ha anche la possibilità di contribuire attivamente nella società, sviluppando al massimo le proprie capacità. Il secondo aspetto, invece, riguarda la presa di coscienza, di consapevolezza,
della nostra influenza e del nostro ruolo nell'ambiente esterno. Un esempio che viene molto spesso fatto è quello del parallelismo tra la desertificazione dell'animo umano e la desertificazione dell'ambiente naturale, di cui in questo momento in particolare stiamo veramente subendo le conseguenze. Per cui, se come abbiamo visto, la vita e l'ambiente sono interrelati e quando questi agiscono in armonia, vedremo come il cambiamento nel cuore e nella vita di una singola persona può trasformare tutto ciò che la ha intorno. Ma in che modo questi principi, tanto antichi quanto ancora attuali, della filosofia buddista hanno preso forma nella mostra che oggi vi stiamo presentando. Ce lo spiegherà la curatrice Federica Piras. Sul piano puramente pratico, il principio è stato quindi tradotto in una mostra suddivisa in due sezioni, ognuna di esse composta da una mostra a sé stante. La personale di Davide Viggiano, che occupa il primo segmento, è caratterizzata dal vuoto, dalla leggerezza e dalla calma apparente. Questa è in netto contrasto con la collettiva che occupa il secondo settore, che è caratterizzata dal tumulto, dalla vitalità delle opere di Emanuela Cao, Nino Ezzi, Santiago Pani, Andrea Montagnani, Dan Oppen e Gerusa Simone. Le due sembrano parlare lingue diverse, opposte, ma è anche grazie alle parole di Maria Elena Tripaldi che ci si rende conto che in realtà esse dialogano tra loro, che sono uno, ma allo stesso tempo nella loro diversità non lo sono. Così entrambe affrontano a modo loro il tema dell'identità, declinata in un pluralismo di linguaggi che costringe lo spettatore a riflettere sul proprio io, sulla società, su come questa si rifletta sugli individui e come viceversa gli individui possano modificare la stessa, scegliendo di accettare o di rifiutare i canoni che essa impone.